Salve a tutti, è sempre il giustiziere giallo che vi parla. Allora, cominciamo da questa bellissima t-shirt nuova di Pacca, che lancia un messaggio molto chiaro, Il giustiziere ve sdruma. Allora, stamattina, dopo una serata un po' movimentata che mi ha visto andare a dormire molto molto tardi, ore piccole, e come tutte le mattine alle 5 metto il mio contenuto per voi sul canale, però è successo quello che è successo, che mentre facevo i montaggi ieri, preso da mille cose, ho postato una parte del film che vi avrei voluto far vedere oggi, che era Kufang, il ciclone di Hong Kong, e mentre c'era ancora il montaggio di ieri, che era il massacratore cinese, quindi per una strana coincidenza ho sbagliato sto montaggio e quindi purtroppo è successo questo. Quindi mi dispiace che oggi, come tutte le mattine quando vi svegliate, non avete potuto vedere il contenuto che io normalmente intorno alle 5, come sapete, 5 e mezza metto, in maniera che quando vi svegliate come fosse Cappuccino e Cornetto vi ritrovate il film del giorno. Allora, provvederò innanzitutto a rimetterlo bene, e nel frattempo oggi, siccome sono già pronti qualcuno, magari il pomeriggio ve ne posto un altro da vedere nel frattempo, e quindi niente, insomma, un po' di pazienza, scusatemi, sono umano pure io, è capitato, il rincoglionimento c'è sta, l'età pure c'è sta, quindi insomma, ogni tanto mi dovete sopportare per quello che so. Detto questo, però, volevo rispondere a un utente che si firma Cat e che me l'ha fatto notare, quindi se non fosse stato per lui molto probabilmente io ancora stavo tranquillo che avrei postato il film giusto. Quindi nel ringraziarlo sul fatto di avermi avvisato, però io lo fa notare magari i modi, no? E innanzitutto esordì alle 8 di mattina con almeno controllate i film. Io sono abituato che magari comincio con un buongiorno, no? O ti spiego una cosa, caro Cat, o come Cat ti chiami. Io sono 40 anni che mi occupo di arti marziali, quelle vere, non quelle di film. Nonostante io l'ho fatto per tanti anni e continuo a insegnare, ancora faccio le mie cose. Addirittura quando ci picchiamo veramente a sangue, perché ho visto nasi rotti, dita rotte, insomma, è successo tanto nella mia carriera. Io al mio, diciamo, tra virgolette, avversario, prima di cominciare il combattimento lo saluto. Se metti caso perdo e prendo anche la sveglia, lo risaluto un'altra volta. Quindi immagino che il rispetto sia la base un po' di tutte le cose. Quindi mi puoi dire le stesse cose perché hai tutto il diritto di dirmi le cose. Magari cambia i modi. Magari mi sarebbe piaciuto, buongiorno, o magari stamattina hai dormito poco, ti è successo questo. Ma esordire dicendo, ma neanche li controllavi i film, mi sembrava strano perché il minutaggio non corrispondeva alla mia copia. O tu sarai pure il miglior collezionista, il più fornito, per carità, cioè, non lo so, non te conosco. Poi io, tra l'altro, se non vedo, non credo, almeno io se ho la roba brutta la faccio vedere a tutti. Magari tu c'hai le copie buone, però non le fai vedere a nessuno. Io non è che ho i DVD in cassaforte la sera, quindi a me fa piacere condividere con tutti quanti voi questa, appunto, questo materiale. Tra l'altro, chi posta ed il rincoglionito sono io. Quindi se tu dici controllateli, e se ti rivolgi pure a Cesare, che poraccio non c'entra proprio niente su questo discorso qua, magari, no? Cambia i toni. Poi te volemo bene uguale, capito? Non è proprio modo di ponersi questo. Poi ripeto, non te conosco, te firmi Cat. Vabbè. Quindi va bene così, grazie della segnalazione. E quindi che vi devo dire? Molto probabilmente cominciano a diventare troppi contenuti, perché postare il film tutti i giorni fra un po' significherebbe avere più film e meno iscritti. Cioè abbiamo praticamente un pacchetto film più ampio e meno iscritti. Quindi magari rallenteremo un po' le programmazioni, quindi questo ve lo comunico, così stiamo tutti un po' più tranquilli, ho più tempo pure di fare le cose per bene, in maniera che non succede quello che è successo stamattina. Premesso che è un hobby, è un divertimento, non è un lavoro, quindi magari, cioè, non vi fate venire strane ripercussioni mentali su questo discorso qua. Con questo che vi devo dire, cioè, ci vediamo presto, intanto oggi comunque vi posto qualcosa, cioè abbiamo già una quindicina di film già pronti,
Speriamo insomma che li gradite, al di là che se sono tagliati, smozzicati, ciancicati, graffiati. E quindi insomma credo che al di là di tutto sia sempre bello rivedere alcune cose. Poi laddove io non arrivo, se ci sono fior di collezionisti qui che mi stanno a vedere, perché poi io faccio pure una considerazione, caro Cat, ma se tu c'hai tutte ste belle copie perfette e intozze, ma perché alle 8 di mattina devi per canale mio che c'hai i film tagliati, brutti, ciancicati e montati pure male? Dopo io mi faccio una domanda, però dopo tu mi devi dare pure una risposta. Poi io spero che tu, magari stamattina, a quell'ora, hai esternato così. Quindi, a meno che non fai parte di quella schiera di persone che io detesto, che sono quelli che si vendono le copie a 10 euro su internet e che fanno affari di pulcinella. Cioè, se il problema è quello, perché abbiamo notato, e stavolta parlo pure al plurale, insieme a c'è, ci sarà qualcuno che gli erode, che gli finisce il giocarello se io posto tutti i giorni i film che voi ve rivendete, dico voi, quelli che se rivendono, no, te personalmente, perché ripeto, non te conosco, che se rivendono le copiette a qui voracci a 10 euro, 20 euro, cioè, raga, ma che business è? Dai, è una tristezza sconfinata. Perciò tranquilli, continueremo a fare del nostro meglio. Mi contattano collezionisti che dicono che hanno le pizze del cinema. Ci abbiamo anche la sala, se serve c'è pure quella, se può proiettare, se proietterà. Quindi sereni, tranquilli, divertiamoci. Ok? Poi, ripeto, pochi ma buoni, va bene anche così. Un saluto a tutti e a presto, ciao!